E per me questa storia rappresenta ciò che vogliamo poter fare noi, di sapere che non c'è niente che non possa essere condivisa tra dei gurubai, perché siamo tutti capaci di perdonare, di accettare, di amare sempre più con amore incondizionato, come Dio ci ama, come il Maestro ci ama, come Gesù ha amato Giuda. Il sostegno che possiamo dare, l'amore, l'aiuto che possiamo dare l'uno o l'altro in questa famiglia spirituale è di accettare che siamo tutti imperfetti, di accettare che come Giuda faremo degli errori, dei tradimenti anche, ma di poter sapere che questo non è l'essenza di nessuno. L'essenza è l'anima, l'essenza è la parte di noi che conosce Dio, che vuole riunirsi in Dio.